Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione. Siamo a una manifestazione benefica a Galliate. Come potete vedere ci sono un bordello di macchine. Ci sono anch'io ovviamente. Terzo rally della solidarietà. Adesso cercheremo di fare qualche bella ripresa con la GoPro. Ho già fatto un giretto, è molto tranquillo come giro e niente. Siamo pronti? Sì, siamo prontissimi qui. Io sono in via. Ma poi come è un buon navigatore? Sì. Prova nel navigatore. Benissimo, questa BMW dalla potenza straordinaria. Questa inversione sicuramente ci si farà divertire come su tutto il percorso. Guarda qua. La sua guida, i suoi cavalli, le dimostrano di questa guida spettacolare. È più tranquilla.
No, no, quindi vuol dire che non ci siamo ancora. Benissimo, dai, buon divertimento, eh. Ovviamente, ecco. Preso apposta. Divertente. Sicuramente. Divertentissimo. Per le curve è perfetto. Ecco. Benissimo.
Aspetta. Sì. No. Ebollizione. Eh sì. Ascolta, mettiamola fuori qua. Sì. Vediamo se si accende. No, manca la mano. Ah, ok. Aspetta, che è successo un piccolo problemino. È probabile. No, no, guarda, hai perso tutto il... Vai dentro. Metti il folle. Andiamo avanti. Dai il corrente che magari parte da dentro. Solo corrente. Per carità. Allora, siamo ancora qui al rally della terzo rally della solidarietà a Galliate. E come avete potuto vedere, mi è andato in ebollizione il radiatore. Ora l'ho lasciata un attimo spenta per raffreddare. È partita subito, soltanto che ho un buco nel radiatore, quindi perde acqua. E quindi io dovrei tornare a casa a Biella. Bene, mi sono fatto la scorta di bottiglie e adesso vediamo un po' cosa fare. Ok ragazzi, sono appena tornato a casa con la macchina, non ho dovuto chiamare nessuno, carattrezze, nessuno. Ho solo detto ai miei meccanici che domani vado a farvi vedere e probabilmente metterò un po' di paraflu, perché ho tipo messo 3 litri di acqua dentro al radiatore e boom, la macchina è lì tranquilla. Come potete vedere, la tina è qua. E niente, questo evento è finito tragicamente, ma è finito. Io vi rimando la prossima settimana con il campionato CEZ e il campionato RX a Maggiora, e rimanete sintonizzati per altri video. Ci vediamo al prossimo video.